Buonasera e ben ritrovati a Healthy Living 2021. La conversazione odierna affronta un tema quanto mai attuale. I nostri cuori sono afflitti dalle notizie relative alla pandemia da Covid. Tutti quanti abbiamo attraversato questo periodo storico afflitto appunto dal Covid, e allora stasera, assieme allo psichiatra Fabrizio Starace, allo chef Giancarlo Perbellini e al vignaiuolo Maurizio Zanella, cercheremo di scoprire quali ingredienti ci possono aiutare a ritrovare il benessere psicofisico nonostante il difficile momento storico. Permettetemi di introdurre i protagonisti che ci accompagneranno in questa conversazione. Ho detto Fabrizio Starace, psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'USL di Modena. Lo chef, poche parole per presentarlo perché è conosciutissimo, Giancarlo Perbellini, nasce e cresce, come molti chef, in una famiglia storicamente legata al mondo della ristorazione, ma nel suo caso anche della pasticceria, ed eredita dal nonno Ernesto da bambino la passione per la pasticceria e la cucina. Insieme trascorrono molto tempo, numerose ore in laboratorio, apprendendo lì i segreti di quest'arte sapiente. Dopodiché, giovanissimo, comincia a frequentare importantissimi ristoranti italiani per formarsi, dal Desco ai 12 Apostoli a San Domenico di Imola, e poi ancora decide di andare oltre Alpe, in Francia, a Parigi, per acquisire nuove tecniche, nuove sensazioni, da poter poi ritrasferire nel proprio percorso. E rientra a Verona, dove a soli 26 anni, nel 1989, firma l'apertura del ristorante Perbellini a Isola Rizza. Il locale conquista nel 1996 la prima stella Michelin e nel 2002 la seconda stella. Il 2014 però è l'anno della svolta per Giancarlo Perbellini. Decide di concludere il percorso a Isola Rizza e inaugura un nuovo capitolo della sua storia professionale con l'apertura nel cuore di Verona del ristorante Casa Perbellini. Anche qui un grande successo, nel 2015 conquista le 2 stelle Michelin, nel 2016 i 4 cappelli nella guida del Ristorante d'Italia 2017 dell'Espresso, e successivamente naturalmente conquista tutta una serie di lode che non sto a citarvi. Nel 2019 l'ultimo, la World Pastry Star, che è il riconoscimento tra i più prestigiosi e ambiti nel mondo della pasticceria. Quello che caratterizza però Perbellini è l'impegno per l'educazione alimentare. Come molti chef, è molto sensibile all'alimentazione etica, consapevole e impostata alla riduzione degli sprechi, però ha una particolare attenzione all'infanzia. Mi piace molto la sua idea che i bambini vanno educati molto presto a conoscere e ad ascoltare ciò che mangiano, per dare a loro un ampio ventaglio di gusti che poi possa persistere nella memoria. È un divulgatore, ha scritto numerosi volumi, Casa Perbellini, Arte della Classicità, in acqua e a vapore, e l'ultima opera è Mille Sfoglie. 2 note sul nostro vignaiolo, Maurizio Zanella. Anche Zanella muove i primi passi nel mondo del vino grazie agli studi di agraria e poi al fatto che la madre decide di acquistare negli anni 60 una piccola casa in collina chiamata Ca' del Bosco. Se Perbellini è stato un cosmopolita del cibo, lui è un cosmopolita del vino, viaggia molto e realizza nella propria terra, in Franciacorta, ciò che ha preso in Francia, in particolare in Borgogna e nel Bordeaux. Nel 68 vengono piantati i primi vigneti e nel 62 esce la prima bottiglia, nasce Ca' del Bosco, oggi leader nella produzione di Franciacorta. È membro dell'Accademia Internazionale du Vin dagli anni 80, è consigliere della Fondazione Antegamma ed è stato per diversi anni presidente del Consorzio per la tutela del Franciacorta. Qua mi taccio e lascio la parola ai protagonisti per condurre questa serata. A te, Fabrizio. Grazie Gino, grazie a te e alla tua straordinaria capacità di mettere assieme attori importanti della scena della buona alimentazione, del buon bere, e di declinarli secondo i temi che hanno accompagnato queste settimane. Stasera noi parleremo dell'associazione tra cibo, tra buon bere e benessere e felicità, cioè quello che in qualche maniera, quella condizione che vorremmo tutti alimentare, è il caso di dirlo, tenere viva, soprattutto quando ci troviamo, come tutti noi e gran parte del mondo, da oltre un anno sottoposti a una situazione di così pervasivo e pesante stress. E allora stasera parleremo naturalmente dei cibi che possono contribuire a mantenere, ad alimentare questa condizione di benessere, e li accompagneremo con una riflessione sui vini che possono darci questa altrettanta condizione di serenità, di felicità, diciamo anche di felicità. Ma voglio iniziare a porre agli amici che ascolteremo stasera una situazione dal vivo, ecco, se avessi la possibilità, purtroppo non ce l'abbiamo, ma se avessi la possibilità di venirvi a trovare e vi dicessi come molti del mondo sanitario, di sentirmi sotto pressione, stressato, di avere difficoltà nel mantenere un ritmo di addormentamento regolare, di fare una vita che in qualche momento mi sta portando a riflettere sulle situazioni, sulle scelte. Ecco, e dicessi, ok, dai, adesso però è ora di cena, proviamo ad affrontare questa cena in maniera che ci tiri su, che ci consenta di stare meglio. Ecco, Giancarlo Perbellini, cosa proporresti? A cosa mi metteresti di fronte in una situazione di questo genere? Intanto buonasera. Non è così facile, sicuramente metterei comunque, andrei a toccare tutti i sensi, cioè l'acido, l'amaro, il dolce e il salato. Non so, noi quando progettiamo un menù partiamo sempre con delle cose che vadano a stuzzicare il palato, per cui la parte acida e la parte dolce sono un po' le due prerogative della partenza di un menù. Anche perché dico sempre che il dolce abbinato poi all'acido fa salivare, fa venire voglia di bere, per cui la partenza deve essere sempre qualche cosa di, tra virgolette, scoppiettante, e quando noi normalmente partiamo sicuramente da dei piccoli stuzzichini, nel mio caso spessissimo guardo verso la pasticceria. Per cui parto, per dire, con una meringa poco dolce, per cui gli do una struttura con molto albume, con dell'albumina a parte, e uso non dei zuccheri normali, ma magari un po' di destrosio o di zucchero invertito, e la abbino ad esempio a un lampone, in questo caso è un assaggino del momento di adesso, un po' di erba cipollina e una crema di arringa affumicata. Perché questo? Perché questo, l'entrata è una nuvola. Già inizio a sentirmi meglio e ti sono grato, solo a sentirle descrivere. Ma prego, continua, scusa. E la sensazione, io dico sempre che poi uno quando mangia deve ascoltare quello che mangia, per cui l'entrata è una nuvola, perché la meringa è talmente leggera, non avendo zucchero, che si scioglie in bocca. Arriva la parte del frutto rosso, per cui del lampone disidratato, la parte dell'affumicato che me la dà l'arringa, e la cipolla che dà quel leggero acido continuativo. Questa è una delle cose che quando noi mettiamo in un menù è una delle cose che a me piace da impazzire, perché appena mangiata, se tu chiudi la bocca, comunque hai un'entrata e un'uscita di tutti i gusti, e li riesci, se chiudi gli occhi, li riesci a intercettare, a capire, e da lì poi parti con, visto che abbiamo un grande produttore di bollicine, parti con una bollicina magari molto delicata, che abbia un sentore di pane accentuato, e questo già ti predispone a un pranzo. Allora lasciamo raccontare a Maurizio Zanella che cosa accompagnerebbe, che cosa ci consiglierebbe per un'entrée di questo genere, proseguendo in questa fantasia, no, di accompagnare una persona che a voi si è rivolta non solo per nutrirsi, ma anche per percepire il benessere che certamente deriva dal mangiar bene e dal ver bene. Buonasera a tutti innanzitutto. Credo che in questo clima dobbiamo rassicurare e far divertire chi si siede a tavola. Rassicurare perché ha perso un po' di sicurezze e far divertire perché è stufo di questa situazione. Quindi per dare delle sicurezze e nello stesso tempo divertire ci vogliono delle certezze e ci vogliono, credo, delle cose non troppo complesse, delle cose alla portata di tutti, quindi con dei gusti facili e non con dei gusti estremi. Quindi già che Giancarlo ha attenuato gli zuccheri che non vanno d'accordo con dei vini secchi, è perfetto, come diceva lui, da abbinare con un ottimo Franciacorta o uno champagne. Io, nonostante faccia un vino italiano, amo gli champagne buoni, che sono straordinari, ma sono percentualmente meno, come dire, addetti a un pubblico più grande. Il vino italiano, il Franciacorta soprattutto, ha una capacità e una facilità di dialogo superiore perché ha un'acidità inferiore e soprattutto non necessita di zuccheri per attenuare un'acidità troppo spinta. E questo va perfettamente, si combina perfettamente con quanto diceva Giancarlo, di dare un equilibrio, quindi con una bevanda che non sia troppo acida e nello stesso tempo non abbia dei residui di zucchero importanti. Quindi nella fattispecie ci sono dei vini, non voglio ovviamente menzionare i miei perché è troppo facile, ma ci sono degli straordinari Franciacorta per fare questo. Splendido. Io credo che voi possediate molte delle competenze, magari non per averle approfondite studiandole come ho dovuto e ho voluto fare io, ma molte delle competenze che servono per comprendere le persone che si rivolgono a voi, comprendere i loro gusti e anche decriptare da un gesto, da una sensazione. Voi trascorrete del tempo, immagino molto tempo, forse in questo periodo questa attività si è dovuta forzatamente comprimere, ridurre, ma credo voi trascorriate molto tempo con le persone, con i vostri clienti, con le persone che si affidano a voi. Ecco, quali sono state le sensazioni, quelle che vi hanno incuriosito di più e quelle che vi hanno orientato poi su una scelta di un cibo piuttosto, poi con Maurizio, piuttosto che di un buon bere? Giancarlo. Ma allora, io ho veramente un ventaglio di clienti incredibili. Più che altro io ascolto quello che dicono. Io quando faccio un menù, cioè il menù parte in una maniera, ma ha un'evoluzione durante i mesi in cui lo facciamo. Oltretutto Casa Perbellini è casa perché si mangia in cucina, per cui dico sempre che ci sono 32, 34 occhi o 30 occhi che ci guardano, ma ci sono 16 occhi di qua che guardano e ascoltano quello che la gente dice. Per cui quando noi facciamo un piatto lo assaggio io, lo assaggia il mio sous chef e normalmente il capopartita più vecchio che c'è in cucina, ne discutiamo, ma da lì a portarlo poi ad essere realizzato ci sono una serie di fasi che non sono così scontate. E per dire, io poi stasera vi racconto questa cosa, stasera vi darò una ricetta. Io ho fatto questo piatto credo 15 anni fa, anche 20 anni fa, e un mio carissimo amico è venuto a mangiarlo e mi ha detto: era da tanto che non provavo queste emozioni, perché è un piatto molto complesso ma con tre gusti fondamentali. E poi è venuta una persona a mangiare da me e ha mangiato questo piatto e mi ha detto: guarda, straordinario, è al 99%, il 100% lo puoi raggiungere se ci metti un po' di limone. E per dire questa cosa, noi che siamo dei professionisti non ci siamo arrivati, per cui dico sempre ai ragazzi che bisogna ascoltare quello che le persone dicono, perché anche quando, specialmente quando si lamentano, perché al 99% delle volte quando si lamentano, il 99% delle volte hanno una ragione, c'è una verità. Per cui noi interpreto quello che piace a me, interpreto la stagione, quasi esclusivamente la stagione, ed ascoltiamo molto quello che dicono i clienti. Poi non è che tariamo il piatto in base a quello che ci dicono i clienti, poi lo mettiamo a posto a modo nostro, ma alla fine ascoltiamo sempre quello che ci dicono. E devo dire che io poi ascolto un sacco di persone che hanno l'amore per la cucina, ascoltano quello che mangiano e vanno in giro per il mondo ad avere emozioni, ad ascoltare quello che mangiano. E devo dire che da lì porto a casa tantissimo, anzi mi fanno anche venire voglia di andare poi. Quello che dici è davvero molto bello. In genere i grandi chef sono visti come degli artisti che producono in maniera assolutamente personale, quasi distaccata dal contesto. Producono un'idea, poi la devono far ripetere e trasmetterla a quelli che la eseguono, che non è così facile. E quello dico sempre che i ragazzi replicano una mia idea all'infinito e cercano di replicarla perfettamente, ma non è mai uguale. E magari poi ci sarà qualcuno che cerca di personalizzarla per trovare la sua strada verso, come dire, Qualche volta le tagliano per far prima anche. Ecco. Bene. Maurizio, allora invece quando tu hai di fronte appunto un conoscitore, insomma una persona che apprezza, che sai può apprezzare la bottiglia, da quali elementi trai orientamento per suggerire a questa persona il vino che potrebbe essere di suo? Quali sono i primi elementi per la tua, come dire, diagnosi che ti fa giungere al prodotto che può essere più adeguato? Ma c'è prima di tutto un diktat nel mondo del vino di qualità, nel mondo del vino nobile, che è la leadership incontrastata della natura. Quindi, come spesso dico, il nostro socio di maggioranza si chiama Padre Eterno e purtroppo a volte è un po' capriccioso, ci fa dei brutti scherzi, e quindi è difficile lavorare e mantenere una costanza e soprattutto una qualità dipendendo da terzi, da un terzo, ripeto, che è abbastanza ingestibile. E questa è la difficoltà del nostro lavoro, sta solo in questo fattore, che a differenza di tutti gli altri lavori che hanno un tetto, è difficile da programmare ed è difficile fare un progetto di costanza, mi spiego? E quindi ci sono delle variabili. La bravura, credo, nel nostro settore, più specificatamente nelle bolle, in questi vini che danno gioia solo perché quando si aprono hanno questo rituale a cui lei accennava nell'inizio della trasmissione, che già quando uno prende quella bottiglia parte l'allegria, a prescindere da cosa ci sia dentro, no? E questa allegria deve ritrovarsi nel bicchiere, quindi non possiamo deludere una persona con delle cose troppo cerebrali, però ahimè qui viene la fermentazione del consumatore. Giancarlo ride perché sa che nei consumatori c'è un 90% di persone che vuole avere piacere di mangiare e bere, e c'è un 10% che sono più bravi di lui a far da mangiare e di me a fare il vino, e che quindi vogliono solo, non dico criticare, ma comunque sfidare, capire, interpretare anche in maniera costruttiva E quindi a volte è bello dialogare con queste persone, però francamente noi cerchiamo di lavorare per il 90%, per le persone che vogliono trarre piacere da una bottiglia e non si fanno troppe, scusate il termine, masturbazioni mentali. Forse lei di questo se ne intende, in senso che ha molti ospiti che vengono da lei con parecchi di questi problemi. Da te Maurizio, scusami. E quindi sai che c'è una certa categoria di persone che è particolarmente insoddisfatto della propria vita e quindi anche insoddisfatto di quello che beve, di quello che mangia, e deve sempre trovare il pelo nell'uovo. Quando questa, diciamo, dialogo diventa costruttivo, è meraviglioso, perché ci troviamo nel nostro campo, cioè è bello perché, come diceva Giancarlo, possiamo imparare, possiamo migliorarci, possiamo capire meglio cosa vuole la persona e cosa la fa felice. Molto spesso invece, Giancarlo lo sa, ci troviamo di fronte a persone che hanno molta arroganza e spesso non sanno quello che dicono, quindi è difficile da queste persone pescare, come dire, esperienzialità positive che aggiungono valore a quello che facciamo. Per tornare a bomba, credo che, dato per scontato che la difficoltà nel nostro lavoro è quella di dare al consumatore gioia e piacere e avere una certa costanza e non andare con gli alti e bassi che ci regala la natura, il saper lavorare di un bravo viticoltore è quello di usare la sua cultura, la sua tecnica e essere sempre all'avanguardia per far diventare tradizione quello che non lo era. Mi spiego? Quindi di essere un innovatore intelligente che deve fare cose più avanti di tutti, ma che non stravolgano la materia prima, ma la valorizzino. E questo cerchiamo di farlo abbastanza con costanza in Ca' del Bosco. Dall'anno prossimo sono 50 anni, anche se siamo due ragazzini, io e Giancarlo, ma io sono alla 50ª, ahimè, annata, e in questi 50 anni abbiamo cercato di muoverci sempre così, in questa direzione. Maurizio, approfitto, resto con te, perché hai citato una modalità comportamentale che a me piace particolarmente analizzare, cioè quella che contraddistingue certi cerimoniali, certi rituali che accompagnano il nostro vivere quotidiano e in questo caso accompagnano il bere. Dallo schiocco del tappo di una bottiglia di bollicine, che ha sancito tanti nostri momenti felici, tante celebrazioni, all'incrociare i bicchieri nel cin-cin classico augurale, alle vere e proprie tecniche che si adoperano per far decantare, far respirare i vini più corposi. Ecco, ci vuoi dare un'idea di questi rituali e di quanto siano importanti per accrescere la sensazione, la percezione di benessere che abbiamo quando... Allora, ti faccio un esempio, Fabrizio, che comprenderanno tutti facilmente. Oggi su dei vini, soprattutto quelli bianchi non da grande maturazione, ha molto più senso non usare più il tappo, ma usare una capsula, che però è orripilante, per quanto tu dicevi, perché toglie la magia di un rituale e toglie l'enfasi, soprattutto in un ristorante, in un momento in cui uno deve, come dire, celebrare qualcosa. Solo il fatto che incontri una nuova compagna, solo il fatto che deve celebrare una laurea, il fatto di aprire il rituale con un tavolino, un sommelier che prepara la bottiglia, apre la capsula, prende il cavatappi, toglie il tappo, lo annusa, cioè tutte queste cose mortificate da una cosa che tecnicamente, attenzione, su certi vini è più valida, ma ci toglie totalmente la poesia che citavi prima, del bello di stare a tavola, del bello, perché uno non va solo per mangiare e bere, uno va per vivere un'esperienza. E se tu togli alcuni elementi dell'esperienza, diventa più difficile per Giancarlo o per i suoi colleghi dare una bella esperienza, perché gli continui a togliere elementi esperienziali che sono un po' unici. Non è che uno a casa c'ha uno che gli arriva al tavolo, che gli apre la capsula, gli toglie il tappo, sente come il tappo, gli versa, gli avvina il bicchiere, cioè c'è tutto un rituale che secondo me non bisogna perdere. Ecco perché noi non aderiamo e non usiamo queste bellissime, tecnicamente innovativissime chiusure, ma siamo un po' vecchi e continuiamo a usare i tappi. Poi magari Giancarlo Sarrabia o il suo sommelier, perché dice: ah, ma a Ca' del Bosco abbiamo trovato una bottiglia che sa di tappo. Non è vero, perché noi facciamo una selezione molto accurata e molto forte, ma è meglio il rischio che il sommelier di Giancarlo si arrabbi una volta all'anno rispetto al fatto che togliamo tutta la poesia. Per cui sono d'accordo, Fabrizio, con la ritualità nel bere, nel mangiare. Adesso Giancarlo mi uccide, ma se ci fosse ancora il servizio al tavolo col carrello, e per fare, dico, il piatto più stupido del mondo, che è francese, che erano le crêpes Suzette, quando ero bambino, che andavo a tavola e c'era il cameriere super impettito, ancora col tovagliolo sotto il braccio, no? Ti ricordi, sotto l'ascella, quindi che non sapeva nemmeno fare il suo mestiere, perché poi puzzava quel tovagliolo che lo teneva sotto l'ascella, e faceva al tavolo il servizio, o quando tagliano un pollo, ma lascio parlare lui, o della salvaggina al tavolo. C'è una ritualità che abbiamo perso, perché Giancarlo me lo dirà, non c'è più nessuno che lo sa fare, mentre per fortuna aprire una bottiglia è più semplice, ma non sempre. La ritualità a tavola è importantissima. Giancarlo, allora agganciati a questa linea di approfondimento. No, io sono anch'io per la ritualità. In effetti noi non abbiamo tolto, è passato qualcuno che è mia moglie, noi non abbiamo tolto la ritualità, purtroppo. Per dire, a Casa Perbellini non abbiamo lo spazio per fare questo, però la ritualità l'abbiamo lasciata, perché secondo noi la ritualità rompe gli indugi al tavolo. Per cui noi abbiamo mantenuto, visto che è casa, apparecchiavamo prima del Covid al momento. Cioè tu arrivi, entri in una cucina con dei tavoli, e il gesto di aprire la tovaglia e di portarti il tovagliolo ti fa tornare come quando tua mamma ti prepara la tavola e arrivi. Che è un po' la gestualità che ha un maître di sala quando va a sporzionare un piccione piuttosto che fare le crêpes Suzette. Ed è vero che questo si è un po' perso, un po' tanto. Purtroppo la modernità ha ucciso una scuola, cioè la scuola della sala. In tutto il mondo i più grandi direttori di sala erano italiani una volta. Se andiamo alla scuola di Verghiera in questo momento, la televisione ha portato a far tutti vogliono fare gli chef, no? I cuochi, gli chef, e nessuno vuol parlare di ospitalità, che comunque, che ne dicano, è non una parte, forse la parte maggioritaria, è il 60% di quello che è un ristorante. Dicevo, un'arte, una vera e propria arte, l'arte dell'ospitalità, l'arte dell'accogliere, l'arte. Assolutamente. E questo l'abbiamo totalmente perso, e sono anch'io d'accordo con Maurizio. Faccio un po' fatica anch'io ad aprire questo tappo a vite, ma amo ancora che il sommelier incida. Oltretutto noi incidiamo ancora la capsula, teniamo il tappo sulla bottiglia, e tutte le volte che lo vedo incidere male, perché delle volte anche il nostro sommelier sbaglia, per cui gli dà un giro e tira via, salterei di là del pass perché comunque è una cosa bella, cioè noi dobbiamo dare emozione anche quando andiamo a aprire una bottiglia di vino, che sia una bottiglia di Soave o che sia una bottiglia di Chateau Mouton, comunque dai un rituale, e il cliente apprezza questa cosa. Allora Giancarlo, resto da te e proseguo un po' con quella fantasia che avevamo avviato a vivere, e tu ce la stavi descrivendo per lasciarla vivere a noi qui e a chi ci ascolta. Proviamo a calarla ancora di più in questa situazione diciamo, che ci preme dall'esterno, che ha modificato le nostre abitudini, che ci ha sottoposti a degli stress a cui non eravamo abituati. Ecco, che cosa proporresti? Come presenteresti, come affronteresti una prima portata che possa aiutarci, come dire, a incominciare ad avvertire, dopo quell'antrè, già la strada è segnata bene, quel senso di benessere per il quale poi siamo venuti a Casa Perbellini? Ma io non andrei a Casa Perbellini, andrei a Casa Perbellini ma quella vera, nel senso che, che una banale pasta al burro è una delle cose... prima abbiamo parlato che io faccio educazione alimentare per i bambini e per me, per dire, la pasta al burro mantecata con un grande burro, magari un burro non pastorizzato che è un burro di contrabbando, tra virgolette, e un grande formaggio, che sia un grana padano, che sia un parmigiano, e finita con un po' di polvere di cipolla bruciata, per cui una cipolla fatta stufare sulla plancia, poi fatta essiccare in forno, frullata e finita. Per me, nella sua, visto che Maurizio prima ha parlato di semplicità e di cose che sono la memoria del gusto, per me è uno dei piatti che io spesso ai bambini faccio, e ho una bambina che viene spesso da me. L'anno scorso per 4-5 mesi non è venuta. E quando è tornata gli ho fatto una battuta, gli ho detto: scusami, ma pensavo di aver perso un cliente, perché secondo me hai trovato un posto dove fanno la pasta al burro meglio che da me. Per cui una banale pasta burro e parmigiano con un po' di polvere di cipolla dà dei ricordi comunque della nostra infanzia, perché comunque il burro e il parmigiano sono due cose che usiamo normalmente. E la cipolla dà 1 milione di ricordi, perché dà la dolcezza, dà l'affumicato, dà un sacco di cose. E questa è un'altra straordinaria lezione, cioè dell'essere capace di dare queste emozioni e queste sensazioni a partire da ingredienti ordinari, alla portata di tutti, insomma. Questo è molto bello. È come adesso che siamo nel periodo dei bruscansoli, che è il luppolo selvatico. Andare in campagna vicino ai pali della luce o nelle reti a raccogliere il luppolo, vai a casa, fai un fondo di cipolla ben tostato. Io normalmente nei risotti non uso mai fondi, però in questo caso il fondo di cipolla lo fai e poi ci tagli dentro i bruscansoli. Bagni un risotto e lo mantechi semplicemente burro e parmigiano. Alla fine ci aggiungi il luppolo selvatico, lo impiatti e un pochino di polvere di liquirizia. È una delle cose a costo zero, perché veramente poi in questo momento, in un momento così difficile, bisogna anche guardare ad andare un po' al risparmio. È una delle cose più buone che si possono fare. Bene, benissimo, benissimo. Maurizio, quando si parla di vini, spesso ci sono persone che segnalano che hanno una particolare difficoltà, che so, nei confronti del bianco, piuttosto che nei confronti del rosso, piuttosto che nei confronti delle bollicine. Ecco, qual è un suggerimento che possiamo dare, naturalmente a parte le inclinazioni e le ipersensibilità personali di ciascuno, per un vino che so, degustato anche in un orario serale, a cena, come fra poco faremo tutti, ci possa non solo non dare delle sensazioni sgradevoli, ma anzi accompagnare piacevolmente verso poi l'ora del sonno. Ma diciamo che, al netto delle ipersensibilità personali / allergie / gusti, perché prima di tutto vengono le allergie, poi vengono i gusti, se puliamo allergie e gusti, in assoluto il vino rosso è sicuramente il vino che mette d'accordo tutti in termini di piacevolezza, salubrità e diciamo nessun tipo di possibile problematica, e soprattutto vini rossi che non abbiano estrazioni di polifenoli e di tannini elevatissime, perché anche lì potremmo andare a toccare la sensibilità. Per cui, per cercare di cogliere il numero più ampio di persone, soddisfarle senza entrare, ripeto, fatto salvo gli allergeni, fatto salvo il discorso del gusto, che credo che un vino rosso di medio corpo sia quello che ci mette d'accordo tutti e fa sì di trovare un ampio riscontro da parte di tutti. E con la pasta al burro di cui, che mi fa venire la collina, di cui parlava Giancarlo, lui è stato morigerato nei costi, io vado nei costi folli, vado subito in Borgogna e mi prenderei un pino nero subito rosso di quella regione, perché si abbina in maniera straordinaria, secondo me, con quella pasta. Ho già la colina, sia per il vino che per la pasta. Credo che stai facendo venire a tutti la colina. Perché quel pino nero, a mio modesto parere, è il vino più delicato, ma più profondo e anche più, come dire, intellettuale che in questo momento c'è sul mercato, e fatto in una regione come la Borgogna o in Alto Adige o anche in Lombardia trova delle espressioni straordinarie, e quindi abbinato alla pasta sarebbe il vino che questa sera mette d'accordo tutti. Volevo però dire a Giancarlo che io non dimenticherò mai, me l'ha fatto venire in mente lui, un piatto straordinario che penso ci sarà ancora nei suoi menù, che io ricordo tantissimi anni fa, che era il wafer di branzino con la liquorizia. Lui ha parlato della liquorizia prima nel risotto, e a me è venuto subito in mente il wafer, che vorrei che lui facesse adesso, mi spiegasse l'ultimo piatto, così abbiamo finito il menù. È un po' complicato, non lo faccio neanche io a casa. Ma è un piatto pazzesco che adoro, e penso può essere uno di quei piatti, perché nella ristorazione purtroppo molto spesso ci si dimentica, per la voglia di innovare, di tenere dei must, di tenere delle cose che devono rimanere per me inchiodate al menù per tutta la vita. Se io fossi in Giancarlo, quel piatto lo inchioderei al menù, e nessuno me lo toglie finché muoio. Allora, Giancarlo, bambino, Giancarlo, questo sembrerebbe, così come l'ha descritto Maurizio, sembrerebbe davvero uno di quei cibi che ci fanno ritrovare il gusto per la vita, qualora in questo periodo l'avessimo un po' smarrito o avessimo... Fabrizio, se posso, è una certezza, cioè tu quando vai in un locale tu devi avere delle sicurezze, invece molte volte questi signori vogliono propinarti tutte le loro invenzioni e novità, e tu invece vai lì per delle certezze. Io voglio andare da Giancarlo e voglio la mia certezza. Allora, è il mio quarto figlio. Ecco, sono felice che... C'è un riconoscimento anche anagrafico in stato di famiglia. Benissimo. No, Giancarlo, quali altri suggerimenti ci daresti? No, ti ho parlato sopra, scusa. No, scusami tu. No, ti dicevo, oltre a questo must che è stato decantato e sul quale ovviamente al più presto proveremo a colmare il gap che ci divide dalla descrizione rispetto alla degustazione. Ma dicevo, quali altri piatti forti del tuo menù suggeriresti in questo periodo, provando sempre a mettersi nei panni della persona che arriva lì un po' senza quelle energie, senza quel desiderio, senza quella, o avendo tutte queste cose un po' attutite dal periodo che necessariamente abbiamo dovuto affrontare, magari chiusi in casa per tutto questo tempo. Ecco, come risveglieresti il piacere della vita attraverso qualche altra proposta culinaria? Ma sicuramente in questo momento l'interpretazione degli asparagi. Allora, questo è il periodo degli asparagi e degli asparagi verdi. Io i bianchi ancora per un mese, 20 giorni li lascerei stare. perché dico sempre, cominciamo a marzo con i primi asparagi verdi che arrivano dal sud Italia, piano piano saliamo, arriviamo ad Altedo e poi cominciamo col bianco di Bassano e finiamo con quello di Terlano, che forse è l'ultimo asparago in Italia, o il violetto di Albenga che comincia adesso. Per cui io starei su un asparago da far bollire poco, ma proprio poco, perché mi piacciono croccanti, per cui il rispetto anche del prodotto, fatto affumicare leggermente, oppure passato, se non si ha un affumicatore, passato al burro con un po' di ricotta affumicata, proprio leggero leggero, e poi sempre primavera, verde su verde, un uovo cotto 4 minuti, emulsionato con o dell'olio, un po' di olio extravergine d'oliva, e adesso incomincia il periodo del dragoncello, foglie di dragoncello, per cui un'emulsione, una maionese da accompagnare asparago e emulsione di dragoncello. Niente di più. E qui recuperiamo quel piacere di esserci e di esserci diretti verso il tuo ristorante. E Maurizio, a questo punto che cosa suggeriamo però al fortunato ospite di Casa Perbellini per accompagnare questo piatto? Beh, quando c'è la maionese, pur leggera, pur fatta così, dobbiamo comunque pulire. Quindi ritornerei alle bolle, perché ci danno la freschezza necessaria a togliere quella piccola untuosità che può avere una maionese, e soprattutto non interferiscono nei gusti straordinari che può avere un asparago, soprattutto se selezionato esattamente nei momenti di maturazione e non conservato nelle varie zone d'Italia come ha fatto Giancarlo. Quindi ritornerei tranquillamente in Franciacorta. Ne vale tutta la pena, E in Franciacorta con dei vini possibilmente senza Pinot Nero, quindi dei vini solo a base di uve bianche, Chardonnay o Pinot Bianco, per non andare sopra alla delicatezza che ha comunque un asparago. Splendida, ecco, questa è una notazione importante. Ecco, rimanendo alla degustazione del vino, evoca la papilla gustativa, ma sappiamo che il vino si degusta e si valuta e si vive guardandolo, annusandolo, insomma mettendo in moto quasi tutti i sensi. Che cosa ci puoi dire in più? Ecco, a me tocca per esempio molto questa espressione che si riserva ad alcuni grandi rossi, dei vini da meditazione, no? La meditazione, che a sua volta è una pratica che ci aiuta a recuperare una condizione di benessere. Queste cose mi pare procedano davvero parallelamente. Che ne pensi? Allora, devo essere un po' cattivo, Fabrizio. Devo essere un po' cattivo nel senso che dobbiamo fare un po' marcia indietro noi addetti al settore, nel stressare dei contenuti degustativi e essere più semplici e parlarci in una maniera più facile, perché dobbiamo lasciare a tutti la libertà di giudicare, di abbinare come preferiscono. Noi purtroppo, venendo da un'educazione nella ristorazione e nell'enologia abbastanza recenti, perché la nostra enologia e la nostra ristorazione di qualità nascono purtroppo solo negli anni 70, perché precedentemente abbiamo avuto 50 anni di buio dettato dalle condizioni economiche del nostro paese, che ci portava più alla quantità più che alla qualità, e quindi abbiamo iniziato una rinascita verso la qualità. E quando sei giovane pecchi di iperpuntualità, iperprecisione, ipersoffisticato, e per cui c'erano dei momenti in cui, se ti sbagliavi a chiedere a un ristorante del vino rosso col pesce, quasi non dico ti insultavano, ma il sommelier diceva, ma come? Mentre invece dobbiamo ridare ampia libertà ad ognuno di riappropriarsi dei propri gusti, delle proprie sensazioni. La cosa più importante nella degustazione, parlo del vino, ti sembrerà paradossale, al di là di bere dei vini buoni, è il bicchiere. Soprattutto nel mio settore, tutti utilizzano, forse ti sarà capitato molto spesso, dei bicchieri molto stretti e molto alti, si chiamano flute. Questa è la più grande stupidata inventata dall'essere umano negli ultimi 40 anni, perché nella degustazione che tu menzionavi, oltre al fatto visivo c'è quello gustativo. Le papalle gustative nella lingua sono tutte sui bordi. Se tu bevi con un bicchiere stretto e oltretutto che ti picchia nel naso, devi assumere una posizione da cormorano, quindi con la testa all'indietro, il vino sta nel centro della lingua e scende e tu non senti niente. Per cui paradossalmente non sappiamo ancora oggi, perché ci sono ristoranti blasonati, spero che Giancarlo li abbia aboliti, flute, se no adesso mi attacca. Non li ho. Vedi, non li ha, per cui non faccio brutte figure almeno con Giancarlo, le starò facendo con tanti altri suoi colleghi, ma è una stupidata, perché chi gusta questo vino non ha la possibilità di gustarlo, perché il vino entra nel palato, nella parte centrale della lingua, non si espande sulle fasi laterali dove hai le papille gustative più sensibili e quindi non senti quello che bevi. Quindi, per tornare a te, dobbiamo, come dire, fare marcia indietro anche noi addetti al settore e imparare a essere più semplici e rispettare di più i gusti della gente. Assolutamente, bene. Giancarlo, ci sono dei cibi che storicamente vengono segnalati come energizzanti, come tonificanti, come favorenti uno stato di benessere, che ci aiutano a recuperare un buon tono dell'umore. Tu ne vuoi segnalare qualcuno che adoperi più frequentemente, che prepari, che... No, ma adesso dirne uno credo che sia poi lo stato d'animo che determina quello che ti fa star bene, per cui quello che vai alla ricerca. Poi ci sono sicuramente delle cose che magari non standardizzano, però piacciono di più a tutti. Per dire, una crema di nocciole è una cosa talmente delicata, persistente e che apre un ventaglio di gusti che ti fa star bene sia se la mangi alla mattina, se la mangi alla sera prima di andare a letto. Ma non c'è un qualche cosa che ti soddisfa, è dato dal momento. È la stessa cosa del vino, lo bevi bianco, rosso, la bolla sul pesce, sulla carne, o il rosso sul pesce, ma è uno stato d'animo tuo che hai, per cui io sono aperto a qualunque cosa. È ovvio che il dolce con l'acido per me è sempre qualche cosa che ti porta a star bene. Stai demolendo in un colpo solo una serie di convinzioni strutturati. Io sono convinto che il benessere nasca dall'interno, però c'è qualcosa dall'esterno col quale lo possiamo, come dire, agevolare, se non altro. Ci sono molti cibi, che so, i tanto decantati crostacei con le bollicine, piuttosto che altri cibi ricchi di componenti che effettivamente possono essere... Su questo assolutamente, ci sono delle spezie tipo il wasabi che sicuramente ti porta, o l'alga nori abbinata al wasabi, il crostaceo assolutamente, ma su tutti i crostacei io direi lo scampo, perché lo scampo, a parte che è una mia mania, ma una volta che tu lo scotti e lo caramellizzi un po', ti dà proprio un po' un ventaglio di gusti che ti fa venire voglia e ti mette di buon umore. Ma la stessa cosa è il pomodoro, è vero? Cioè il pomodoro è un'altra di quelle cose che non hanno uguali. Cioè, preso dall'orto, tagliato con un po' di sale, oppure pelato e fatto disidratare in forno, sono quelle cose, però c'è sempre la parte zuccherina. Io poi, che vengo da una famiglia di pasticceri, cioè lo zucchero è quello che poi ti porta a star bene, ed è un po' una delle cose che c'è spesso nei miei piatti. Bene, a Maurizio io volevo chiedere, come da produttore, da conoscitore, immagino che tu sia anche un grande degustatore. Allora la domanda sorge naturale: quali esperienze continui a ricordare, esperienze di degustazione continui a ricordare dopo tante che hanno costellato la tua vita, sia professionale che di persona che ama il vino? Allora, prima di questa risposta volevo completare la precedente, perché io non ti ho risposto, perché giustamente parlavi di meditazione e sì, parlavi di uno, diciamo, di uno state of art. Adesso vanno di moda le parole inglesi che io non amo molto, perché per mia testa amo parlare in italiano, ma tutti vanno di moda, credo, mindful, che vuol dire la meditazione, cioè le cose che quando tu le fai non ti fanno più pensare ad altro. Esatto. La meditazione su un grande vino, è una cosa straordinaria, che però riesce solo a chi ha una particolare sensibilità nei confronti di quello che sta facendo e di sta facendo vivendo. E non servono delle doti, serve solo essere un po' più sensibili per capire la differenza fra un vino e un altro. Devi meditare, devi avere un attimo di pazienza, essere mindful, cioè toglierti tutto da torno e concentrarti in questa meditazione per capire se questo ti piace più dell'altro, o puramente per gustare quello che stai bevendo. Mi riallaccio adesso alla seconda domanda sull'esperienza. Io mi ritengo una persona strafortunata, perché ho avuto la possibilità di vivere i primi passi della mia vita di fianco alla persona che ha inventato la parola meditazione per il vino, che ha inventato quello che diceva Giancarlo, che è il matrimonio d'amore. Cioè, se tu prendi un pomodoro e ci metti quel vino, quello è un matrimonio d'amore. Mi riferisco a Luigi Veronelli. Cioè, Luigi Veronelli queste cose le ha scritte e me le ha fatte provare per primo dal momento che è diventato mio padre putativo, nel senso che se c'è Ca' del Bosco bisogna dire grazie a Veronelli, se no forse Ca' del Bosco avrebbe molti anni ancora da fare per essere quello che è, perché è diventata la persona che mi prese sotto la sua ala, e quindi con lui ho avuto le mie esperienze più belle di degustazione, perché ho imparato non la tecnica, ma ho imparato l'umiltà, la sensibilità, che sono necessarie per degustare, e non degustare con la saccenza di sapere tutto, ma sempre con la voglia di scoprire. E io sono fortunatissimo, perché avendo avuto un maestro del genere con cui ho vissuto a stretto contatto per 20 anni, nel senso che veramente ci frequentavamo dalle 4 alle 5 volte alla settimana per andare a finire in un ristorante, e evidentemente questo mi ha dato la possibilità di scoprire non solo nel vino, ma anche nella ristorazione italiana, che è un patrimonio miliare. Anzi, voi non siete, almeno io non sono un social, però mi sono inventato questo / il patrimonio italiano è a tavola, che vi invito a usare, perché non lo usiamo sufficientemente, soprattutto chi a Roma cerca di portarci fuori dalla situazione in cui siamo, che non ha ancora capito che il vero patrimonio di questo paese, al di là delle sculture e dei reperti archeologici, è la cucina italiana. E quindi il patrimonio nostro è a tavola, e tutto quello, la tavola ovviamente dà da vivere a migliaia di agricoltori e di artigiani, e anche a noi vignaioli, ma non siamo mai stati capaci, a differenza di altri paesi, di dargli una dignità. Noi non abbiamo una dignità, dovremmo avere un ministero dell'alimentazione, dovremmo avere qualcuno che dialoga con noi e che fa sì che questo patrimonio venga valorizzato. Scusami lo sfogo, Fabrizio, non c'entra niente. Ma ogni volta che parlo mi arrabbio perché questo patrimonio è sufficientemente valorizzato. Parole importanti, parole di stimolo, parole che condividiamo. Io continuerei a dialogare con voi ben oltre i tempi che abbiamo, ma vedo che purtroppo i minuti sono agli sgoccioli e naturalmente non possiamo salutarci noi tre, e chi ci sta ascoltando in diretta e chi rivedrà questa registrazione successivamente, senza una ricetta fatta, donataci apposta da Giancarlo. Ma Maurizio, preparati, perché poi ti chiederemo naturalmente l'abbinamento. Ok, allora la ricetta l'ho scelta perché, come ho detto prima, ci sono un po' tutte le papille gustative in gioco, per cui il dolce, l'acido, il salato, e siamo in fine stagione, i gnocchi di zucca, mandorle e caviale. È un piatto un po' costoso, ma un piatto di una piacevolezza straordinaria. Per cui prendiamo le patate, le facciamo bollire, nel frattempo tagliamo la zucca, la avvolgiamo nella carta stagnola e la facciamo cuocere con un po' di sale per un'oretta a 180 gradi. Una volta che è cotta, la leviamo dalla stagnola, con un cucchiaio ne togliamo la polpa e la passiamo a un setaccio, passiamo anche le patate, e normalmente sono circa 350 grammi di patate, 200 grammi di polpa di zucca, 60 grammi di farina, 40 grammi di fecola di patate e 40 grammi di pane grattugiato. Impastiamo il tutto con un po' di sale, un po' di noce moscata e facciamo dei gnocchi. A quel punto prendiamo delle mandorle a filetto, le facciamo tostare in forno. A parte prendiamo un po' di burro con uno spicchio d'aglio, lo facciamo leggermente spumeggiare, leviamo l'aglio, mettiamo della cipollina tagliata a julienne fine nel burro, cuociamo i gnocchi, li nappiamo con questo burro all'erba cipollina, una grattugiata di limone, e alla fine mettiamo le mandorle tostate e una quenelle di caviale. È un piatto straordinario che gioca sul sapido, sul dolce, sulla parte acida della buccia del limone, per cui l'agrumato. È un piatto straordinario, è un piatto che faccio raramente, ma è uno dei piatti che mi dà un'enorme soddisfazione. E che ci fa riguadagnare certamente il vero gusto della vita. Oltretutto ho fatto il gnocco perché Casa Perbellini è a San Zeno. San Zeno è una piazza di Verona dove c'è il patrono della città e c'è il papà del gnocco, perché la maschera del carnevale, non so se qualcuno lo sa, ma la maschera del carnevale di Verona è il papà del gnocco, per cui è il venerdì gnoccolar, che è il venerdì prima dell'ultimo di carnevale, gnocchi per tutti, e noi siamo nella piazza del gnocco. Splendido, splendido. Maurizio, allora a te l'arduo compito di trovare un degno accompagnatore di questa splendida ricetta. No, è molto semplice, c'è un vino di Ca' del Bosco che Giancarlo immagino conosca molto bene, che ha il nome di mia madre, si chiama Anna Maria Clementi, che ha la struttura e l'eleganza per abbinarsi perfettamente al caviale, perché ne esalta le caratteristiche, ma ha la struttura per sopportare le patate, e quindi sarebbe un matrimonio d'amore, come diceva Veronelli, avere una bottiglia di Anna Maria Clemente con gli gnocchi di zucca e caviale di Giancarlo. È un vino che necessita 10 anni per essere preparato, quindi è un vino particolarmente importante, ma che ha la struttura per valorizzare un piatto del genere. Splendido, io credo che non ci sia modo migliore per chiudere questo incontro esattamente nei tempi che ci siamo dati, e lasciatemi commentare che se come il filosofo sosteneva, l'uomo è quello che mangia, anche soltanto lasciandoci guidare dalla immaginazione con le cose che ci avete proposto, oggi siamo tutti migliori, siamo tutti uomini migliori. Io ringrazio molto Giancarlo Perbellini, Maurizio Zanella e naturalmente i colleghi che ci hanno dato l'opportunità per questa ennesima puntata di Healthy Living. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Grazie mille.